È passata la prima notte dal crollo del ficus che ieri ha paralizzato Sanremo e ha spaventato anche molti cittadini abbattendosi su Via Roma nell'ora di punta. Quasi 24 ore fa, erano circa le 11:30, questa mattina la situazione è quella che vedete nelle immagini. L'albero è stato quasi del tutto rimosso, restano le fronde da levare dal marciapiede e da rimuovere l'auto che è stata completamente distrutta. L'unico mezzo, insieme ad altri due scooter, completamente distrutti dal crollo, per gli altri soltanto danni reparabili, non irreparabili come quelli che vediamo nelle immagini. Qual è la situazione questa mattina? Sul posto c'è il comune di Sanremo, c'è l'assessore Giorgio Trucco, c'è la polizia municipale, ci sono i tecnici che stanno lavorando per capire le tempistiche. Di certo la strada resterà chiusa ancora per tutta la mattina. Perché? Perché bisogna effettuare le verifiche sul secondo albero nel giardino dell'hotel Eletto, albero che verrà sottoposto ai controlli da parte degli agronomi per valutarne la stabilità e poi eventualmente si interverrà per rimuovere le ramificazioni più pericolose. Le verifiche stanno in corso in questi istanti, andranno avanti per tutta la mattina e poi anche i lavori per rimuovere ciò che resta dell'albero e l'auto distrutta. Ufficialmente possiamo dire che la strada non riaprirà prima dell'ora di pranzo, ci potrebbero essere delle novità nel primissimo pomeriggio o nelle prossime ore quando saranno effettuati tutti i lavori di verifica necessari. Vediamo appunto davanti a noi i tecnici al lavoro, la polizia municipale, la strada chiusa in via Roma. Ecco, c'è anche una novità per quanto riguarda l'apertura della strada, vale a dire abbiamo notato una diversa gestione del traffico dalla zona, diciamo, dell'incrocio con Corso Mombello all'incrocio con Via Carli, vale a dire che ad esempio gli scooter e le moto vengono lasciate entrare almeno per parcheggiare per chi abita o lavora nelle vicinanze. Ancora off limits invece il traffico per le auto e i mezzi pesanti. Queste le ultime novità da Via Roma, ritorneremo sul posto quando ci saranno aggiornamenti o l'eventuale riapertura della strada.